Alessandro Trasciatti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Grazie. Posto delle parole per raccontare di un piccolo libro, ma che noi abbiamo letto con tanta curiosità, neanche 100 pagine. Noi abbiamo qui nel posto delle parole un particolare amore per i libri che non superano le 100 pagine, perché sono i libri che stanno nelle tasche, sono più pratici e senza nulla togliere, ovviamente, ai libri più corposi che giustamente leggiamo e raccontiamo. Alessandro Trasciatti, autore del libro Acrobazie, storie brevi e brevissime, e questo libro è pubblicato dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia. Lei ci racconta qualche cosa di questa piccola casa editrice? Ma dunque, penso che sarebbe la cosa migliore da fare, sarebbe di parlare direttamente con loro. Io li ho conosciuti... Ma lei ne è un autore, quindi li conosce molto bene e mi fa piacere raccontare, come ci fa piacere raccontare le case editrici che sono molto poco conosciute, perché amiamo le piccole case editrici, perché hanno un percorso di ricerca veramente molto interessante, e sicuramente anche questo verrà fatto dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia, per cui lei ha pubblicato proprio poche settimane fa il libro di racconti. Sicuramente loro, cioè Roberto Maggiani e Giuliano Brenna, hanno una maniera abbastanza personale di rapportarsi con gli autori. Diciamo che c'è un rapporto molto amichevole, è nato un rapporto molto amichevole con loro, quindi posso dire qualcosa di questa casa editrice. Me li ha fatti conoscere un amico traduttore, Giuseppe Girimonti Greco, anche lui coinvolto in qualche maniera nella casa editrice. Ecco, loro sono stati subito molto entusiasti di questo piccolo libro di racconti, e quindi mi hanno contattato e abbiamo trovato così facilmente un accordo. Poi loro pubblicano anche, hanno 4 collane attualmente. Questa, il mio libro è uscito nella collana di racconti, hanno una collana di romanzi, una di poesia e una di saggistica, quindi cercano di coprire lo spettro dei generi canonici, insomma. E adesso andiamo a incontrare Alessandro Trasciatti, cercando di entrare in questa parola acrobazia. Leggo però nelle svolte di copertina che Alessandro Trasciatti ha fatto l'archivista, il postino e il piccolo editore, quindi anche lei ha un passato che ha a che fare con l'editoria, quindi lo conosce bene l'altro versante, quello rispetto all'autore. Ci ho provato, ecco. In che modo ci ha provato Alessandro Trasciatti? Ci ho provato nel senso che alcuni anni fa ho provato a mettere in piedi una piccola casa editrice di letteratura illustrata. Erano tutti piccoli libri che uscivano con un corredo di disegni. Dico che ci ho provato perché è stato un tentativo molto ingenuo, insomma, molto ingenuo, con pochissimi mezzi economici, anche umani, perché ecco, non c'erano molti altri in casa editrice a parte me. E quindi era un po' destinato, è un progetto, era destinato a non andare avanti molto, insomma. Col senno di poi, ecco, adesso dopo, ho durato tre anni a portare avanti questa piccola casa editrice. Dopo 3 anni ho imparato moltissime cose che non vanno fatte, e allora dopo tre anni avrei potuto anche ricominciare in maniera un pochino più seria, un pochino più strutturata, ma a quel punto non avevo più soldi e quindi ho smesso. E quindi ha smesso, si è dedicato ad altre cose, a cominciare giustamente un'altra attività, per esempio l'attività di scrittura di racconti, come vediamo da questo libro. Ma diciamo che un po' la scrittura è una cosa che viene
molto prima anche dell'editoria, insomma, una Eh sì, passione anche che perché lei ha scritto per italiano. Gente Viaggi, per Paragone, Nuova Prosa, riviste Sì, anche sì, di sì. bella collocazione. È sempre un piacere vedere citata la rivista Paragone, dove stanno trasciatti. Certo. Ma sì, ho iniziato a pubblicare i primi racconti negli anni 90, insomma, i primi proprio uscirono su Nuova Prosa nel 91. E di lì iniziò tutta una serie di contatti con lettori, con altre riviste, inviti a continuare, questi inviti a pubblicare su altre riviste, e è nato tutto un po' di lì da questo gruppo di racconti usciti all'epoca su Nuova Prosa. E poi è arrivato anche Paragone, ma insomma, ce ne sono state parecchie di riviste e rivistine che hanno avuto così, che li hanno ospitato, insomma. Andiamo E a sono scoprire arrivato Alessandro veramente, Trasciatti, a sì. scoprire adesso invece, partendo dall'immagine di copertina, ce lo vuole far vedere con parole sue la copertina di Acrobazia? Provo a descrivergliela a parole. Certamente, non abbiamo Questo. che questa possibilità qui nel posto delle parole, che le parole stesse. Beh, certo. Ma diciamo che nella copertina si vede una piramide a strisce orizzontali bianche e nere, un solido, ecco, proprio un solido fatto a piramide, molto semplice, e in cima una coppia di creature, una maschile e una femminile, non sono molto ben identificabili, comunque, insomma, credo che si riconoscano comunque che sono una coppia, un maschile e un femminile, insomma, che si tengono in equilibrio precario proprio sulla punta della piramide. Cosa vuol dire questa cosa qui? Io la vedo un po' come una coppia di acrobati o forse anche di amanti, insomma, o di acrobati, amanti, tutte e due le cose. O lo possiamo Che si ricondurre, tengono. Alessandro Trasciatti, proprio anche al suo stile di scrittura, no? Che è uno stile sicuramente particolare, quindi che ci tiene sempre in attenzione, quindi prende il lettore sul crinale dell'attenzione, perché oggi l'attenzione, ahinoi, dura molto poco per tutti quanti o quasi, e dunque anche per gli scrittori è importante essere attenti. È inutile, questo libro è nato male. Ma perché è nato male questo libro? Ma come mai? Perché è nato male? Allora, intanto, come dire, è un libro che è nato per accumulo, in un certo senso si è formato da sé. Raccoglie brevi scritti, brevi testi narrativi, più o meno narrativi, scritti appunto nell'arco di forse 20 anni, forse anche di più. E quindi non è nato con un progetto. E non ha avuto una crescita uniforme. Io me lo porto dietro, come altri libri, insomma, che ho scritto, me lo porto dietro da anni. E così, periodicamente provo a sistemare questi racconti, ad assemblarli, a trovare un ordine che mi sembri sensato. Ma è nato male, in un certo senso. Perché ha avuto una vita, no, cioè è nato male perché è nato così, come dire, senza un progetto. E poi ho provato a farlo leggere negli anni, nel corso degli anni, ho provato a farlo leggere a vari editori, ma il libro mi tornava sempre indietro, insomma. Sì, c'era del buono, però c'erano sempre delle osservazioni critiche che erano preponderanti, e Ma allora io forse sono stato io. perché noi italiani amiamo soprattutto la forma romanzo rispetto alla forma racconto, no? Lei si chiede: esiste Sicuramente. ancora un lettore intermittente come io Sì. sono uno scrittore intermittente? Che cosa si risponde a questa domanda? Si risponde che è più una prova che voglio fare, che mi piace fare, vorrei vedere se ci sono ancora
scrittori, dei lettori intermittenti, cioè dei lettori che si appassionano al testo breve, al frammento, o comunque, poi il frammento non è un termine, no, non è un termine adatto, perché i testi credo che siano in sé compiuti. Però ecco, mi piacerebbe vedere se ci sono dei lettori che si appassionano al testo breve e quindi sono disposti anche a saltare da un testo all'altro, da una storia all'altra in maniera rapida, un po' come ma poi anche qui non è poi così vero rapida, perché i racconti possono essere anche letti molto lentamente, anche centellinati nel corso di giorni o mesi o anni, tenendo il libro sul tavolino. È un po' come un libro di poesie in un certo senso. Funziona un po' così. Mi piacerebbe vedere che se anche nella prosa ci possono essere dei lettori che si comportano in questa maniera, cioè che non hanno bisogno della lunga storia in cui immergersi dall'inizio alla fine, come in un lungo viaggio, no? come succede un po' col romanzo, e invece sono disposti a saltare, a saltabeccare da un racconto all'altro, da un contesto all'altro, un po' come io scrivo, nella stessa maniera con cui io scrivo, con cui ho costruito questo libro. Tra l'altro essere lettori intermittenti alla sua positività, nel senso che non si gode di una lettura dall'inizio alla fine, nel famoso detto leggere in un sol boccone, cosa che a me non è quasi mai successa. Anche perché da bambino mi hanno sempre detto che non si deve mangiare in fretta, no? E quindi questa cosa me la porto dietro anche nella lettura. E quindi è bello essere lettore intermittente, perché di tanto in tanto si va a riprendere il libro e questa credo che sia una gioia. Ma sa che sono proprio belli i disegni che lei fa? Beh, mi fa molto piacere che lo dica, non tutti la pensano in questa maniera. Qui c'è anche chi mi ha consigliato di smettere. o di non inserirli nei libri perché li sciupo, però anche questo, quindi mi fa piacere che mi dica così, e comunque anche ai miei due editori, insomma, Roberto e Giuliano, sono piaciuti, quindi hanno accettato di buon grado la mia proposta di inserire qualche disegnetto qua e là a scandire le tre parti di cui si compone il libro. È una cosa che ho fatto anche in un libro precedente che si intitolava Scampoli, e anche quello ha una storia molto simile a queste acrobazie, un testo molto misto, molto composito di prose brevi scritte nel corso di svariati anni, accompagnate anche quelle da disegnetti vari, ecco, un po'. Questo adesso vogliamo però ascoltare queste storie brevi e brevissime, come dice il sottotitolo del libro pubblicato da Il Ramo e la Foglia. Il libro è Acrobazie. Lei dove ci porta in questi brevi racconti che prima ha definito frammenti e poi dice no, sono delle cose compiute? Però mi piace chiamarlo frammento, perché anche il frammento è comunque una cosa compiuta. Poi tutti questi frammenti, se vogliamo stare ancora vicino a questa parola, compongono una realtà che tutto subito magari non ha alcun legame una con l'altro, però se si guarda bene, se si legge bene tutto quanto, c'è un filo rosso. Dove ci porta la sua lettura, Alessandro Trasciatti? Ma io leggerei un raccontino che si intitola Un caso violinistico. E fa così. Sordomuto e completamente all'oscuro di teoria musicale, suonava il suo strumento in modo assai bizzarro e sconclusionato, e non di meno era piacevole da ascoltare. Qualcuno doveva averlo istruito in gioventù mostrandogli i movimenti delle dita e dell'archetto, così adesso ripeteva meccanicamente quei gesti che a sua insaputa producevano scale, esercizi preparatori o famosi brani per violino solo. Purtroppo nel corso degli anni le dita si erano intorpidite,
e i trilli non venivano più così bene e la memoria appannata provocava falle nelle melodie. In compenso, la fantasia lavorava aggiungendo note impreviste, passaggi mai scritti, improvvisazioni. Così venivano fuori composizioni inedite, riletture di arie celebri squinternate al punto da essere solo a tratti riconoscibili. E lui non ne sapeva nulla. Girava di paese in paese chiedendo l'elemosina allegramente e la gente lo ricambiava meglio che poteva e vorticava intorno al suono sghimbescio del suo vogliolino perennemente scordato. Ma perché parlo di lui al passato, come se questo fosse un epitaffio? È qui, davanti, nella piazza, e suona come un forsennato. La gente balla e si scatena e fluttua intorno. Devo scendere anch'io e unirmi alla festa improvvisata. Sono stanco di vivere alla finestra e sento che è venuto il momento di buttarmi. Mi vesto in fretta e lui in fretta si allontana. Scendo le scale a corsa. Il suono del violino è quasi spento. Lo inseguo per i campi ed è sparito. Questo è un libro anche molto musicale, l'abbiamo sentito poco fa dalla lettura di questo racconto, un caso violinistico dove la gente balla al suono del violino. Ma la musica, ho scoperto la presenza di un musicista che io lo ricordo come la prima musica classica ed è attraverso quella musica che io, mi scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità, è stata la prima musica che mi ha aperto il mondo all'ascolto del classico, ovvero il minuetto di Luigi Boccherini, il famoso minuetto. E Luigi Boccherini è della sua città, è un lucchese, e lei l'ha inserito anche in uno di questi racconti ed è stato veramente un bell'omaggio. Sì, il racconto è un... Il racconto in questione si divide in tre parti e la prima si intitola appunto Luigi Boccherini. Il racconto, il titolo complessivo è Tre casi tristi, non so se ci sarà il tempo di leggerli tutti. Comunque Luigi Boccherini dice così: sul glorioso Luigi Boccherini e il suo celebre minuetto ci sarebbe troppo da dire, come si fa? Avesse poi scritto solo il minuetto. Al contrario, fu molto prolifico e fu pure un enfant prodige che a 14 anni suonava il violoncello a Vienna assieme al padre contrabbassista. Mi viene però in mente di aver visto una foto conservata all'archivio fotografico lucchese che ritraeva le spoglie di Boccherini riesumate. Infatti morì a Madrid nel 1805. Ma i suoi resti furono traslati nel 1927 a Lucca, nella chiesa di San Francesco. Comunque non era un bello spettacolo. Mi viene anche in mente un'altra foto con le spoglie riesumate di Ugo Foscolo. Nemmeno quello era un bello spettacolo. Boccherini era sempre a caccia di un protettore che gli permettesse di vivere, cosa comune ai suoi tempi, e quando alla fine non ebbe più un datore di lavoro stabile, si ritrovò nella miseria più nera, la triste fine di un vecchio malato che aveva perso due mogli e tre figlie. Storie brevi e brevissime, il libro che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con Alessandro Trasciatti, e il titolo del libro è Acrobazie, pubblicato dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia. Prima di salutarci, Alessandro Trasciatti, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni è una domanda non facile, perché ho un'abitudine malsana di iniziare tanti libri contemporaneamente. E non ricordarsi più i titoli. Sì, cioè, sono troppi. Comunque adesso sto leggendo L'ultimo medico di Napoleone, diario di Francesco Anton Marchi, tradotto da un lucchese, Romeo Giovannini, che era un carissimo amico, giornalista morto ormai da alcuni anni, che traduceva anche dal francese, e che, ecco, è un altro libro che è sempre tradotto da Giovannini, sono La fuga dai piombi di Giacomo Casanova, che anche quello sto leggendo in contemporanea.
che è bellissimo, una delle più belle storie carcerarie che penso siano state scritte. Questi sono gli ultimi che sto leggendo. Grazie. Provo un po', appunto. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Alessandro Trasciati, e quindi appuntamento alla sua prossima scrittura di racconti o di altre cose. A presto e buona giornata. Grazie, arrivederci.